Grande gusto enogastronomico che si incontra nell'Osteria del Portone. L'Osteria del Portone è sempre questo spazio che portiamo avanti da ormai 6 anni. L'evoluzione nostra sta crescendo dal punto di vista sia gastronomico che enogastronomico. Abbiamo aumentato molto la nostra scelta di vini, abbiamo differenziato la nostra cucina cercando di creare piatti sempre più alla moda, sempre più, diciamo, alla ricerca del prodotto particolare per stupire il cliente, per dare qualcosa di diverso. I nostri piatti sono sempre legati a una tradizione, quindi a un classico rivisitato. Più possibile si cerca di trovare il prodotto differente, la novità, il prodotto che il cliente non è abituato a trovare in giro, il prodotto unico, il più possibile a chilometro zero, rivisitato per come è il mio momento, nel momento in cui io ho questa idea, vedo questo prodotto. Oggi, ad esempio, ho creato un nuovo piatto che è un brasato di tonno, fatto con le guance di tonno, un piatto straordinario. Si cerca sempre di stupire, ma stando vicino a quello che è, diciamo, la base della cucina, no? Da lì allora creiamo un piatto diverso partendo dal prodotto d'eccellenza. La Osteria del Portone ha fatto una scommessa perfettamente vinta. Oggi quante etichette all'interno di questa cantina, e il progetto cantina che poi è stato strutturato, che cosa è diventato? In effetti all'inizio non ci credeva nessuno. Vendere un vino naturale è più difficile, perché comunque sia a volte il cliente, soprattutto all'inizio, non si aspettava un profumo, un gusto, un palato al quale non era più abituato, come non lo ero io inizialmente. Ci sono voluti 6 anni, in effetti, per portare la clientela a bere solo vini naturali. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una cantina che oggi conta circa 200 etichette. Il nostro lavoro è stato gratificato dal gruppo Velier di Genova, che gestisce la più grossa linea di vini naturali d'Italia, che è la linea del AAA, che ha voluto realizzare la prima cantina, la prima enoteca biodinamica in Italia, o comunque di vini naturali, che oggi è racchiusa con il marchio di Eno e che noi utilizziamo come punto di partenza per le nostre serate a tema, che poi vengono sviluppate a tavola. Noi facciamo queste serate a tema con il produttore, quindi l'incontro col produttore parte qua sotto, si conosce il produttore, serate che hanno un grosso successo, funzionano, vanno bene, la gente è contenta e noi otteniamo solamente tantissima passione che ci ritorna indietro dal cliente per poter riuscire ad andare avanti nel nostro progetto. AAA significa agricoltori, artigiani, artisti, e ognuna di queste voci ha un significato ben preciso. Agricoltori nel senso vero del termine, nel senso che quando vengono a fare serate a tema scopri che sono agricoltori, non sono venditori di vino, ma sono veramente coloro che vivono la terra, vivono la campagna, vivono la cantina, vivono il loro grappolo. Quando loro parlano capisci l'amore del contadino. Artigiani perché comunque sono tutte aziende di dimensione artigiana. Artisti, questo è sicuramente la cosa più vera tra le tre, perché conoscendoli scopri che la passione li porta proprio a essere degli artisti nel senso vero del termine. Ti fanno amare. In più rimane sempre la nostra parte, che è un Fiore all'Occhiello, che è questo locale, questo garden che arriva dalla filosofia del Doi Moi, con prodotti particolari e drink sempre ricercati che si cerca di variare ogni mese, diciamo. All'interno del garden sicuramente si deve scegliere qualcosa di particolare, qualcosa che a centinaia di chilometri di distanza non si può assaporare. Noi andiamo forte sui distillati, andiamo forte sui cocktail, proprio perché vogliamo differenziarci da tutto ciò che ci sta intorno.
long drink che abbiamo selezionato è l'autunno del Garden. È un drink semplice ma efficace, con fico d'India, un rum delle Bermuda, passito di Pantelleria, limone, zucchero e un bitter aromatico che dà freschezza e complessità al drink. Cosa vuole oggi il cliente che voi riuscite a dare così bene? Noi oggi riusciamo a dare al nostro cliente sicuramente una famiglia che spende tantissimo tempo qua dentro e si vede e si nota. Quello che il cliente vede da noi è una continua evoluzione. Ogni 2 mesi variamo il nostro menù e quindi il cliente lo nota e ce lo fa presente. A me piace pensare che quando un cliente apre la porta, questo portone, apre la porta di casa.